Come sapete, i nostri ritmi di lavoro, abbiamo dimostrato in queste due giornate, sono abbastanza forti e quindi non facciamo pausa nemmeno adesso, cioè è possibile ai singoli uscire a prendersi un caffè singolarmente, ma non in gruppo, in massa, perché altrimenti si interrompono i lavori. Procediamo quindi immediatamente con la quarta sessione e lascio al Presidente di convocare gli altri relatori. Allora dobbiamo fare la sprint finale. Chiamo a Massimo Rossi. Opus insignis perfecit Clement Samara trascultura lignea rinascimentale et arsie de Massimo Rossi della Università Cattolica de Brescia. Prego. Alessandro Barbieri également. Scusate, buongiorno a tutti, un caloroso benvenuto, un ringraziamento al Comitato Scientifico. Io oggi sono qui per parlarvi di un destino singolare. Parlerò di un intagliatore vissuto a Brescia tra il 1470 e il 1540 circa. Dico circa perché non siamo assolutamente certi degli estremi cronologici di questo artista, che è magister a Lignamine e notaio imperiali auctoritate. E parlerò esagerando. Non mi curerò molto della misura e della cautela. Conserverò tuttavia al contempo anche un certo rigore scientifico verso un'indagine che da troppo tempo ormai toglie il sonno a molti esperti, a molti appassionati, generando anche diatribe quasi all'arma bianca, direi, addirittura. E parlerò quindi in maniera anche un po' romanzata, se volete, concedetemi questa libertà, perché la vita di questo scultore è un romanzo vero e proprio. E ho avuto la tentazione più volte di una scrittura letteraria. Io la definirei quasi una compensazione affettiva verso quello che è il limite di uno storico dell'arte, allora quando si trova dinanzi ad un vuoto, a dei vuoti terribili dal punto di vista documentario, dal punto di vista delle opere, dei vuoti che sono stati ben definiti da Bruno Toscano quando lui appunto scrive l'articolo Vademecum per una storia dell'arte che non c'è. Sono dei vuoti impressionanti, fanno paura ad uno storico dell'arte. Allora lo storico dell'arte a volte compensa, immagina, forse ha sempre una speranza in fondo di trovare sempre qualcosa di nuovo, come accade effettivamente per questo scultore. La criticità di questo scultore, ecco qui vediamo due figuri che appartengono ad un compianto ligneo ubicato nella chiesa di Sant'Antonio Abate di Canneto sull'Oglio, in provincia di Mantova. Ecco, è un intagliatore nel legno, prima problematica. Il legno conosce delle vicende di fortuna piuttosto alterne, anche negative se vogliamo. Ecco, di Clemente Zamara noi sappiamo molto dal punto di vista documentario, che tuttavia non esiste più. E questo forse così è un po' una condanna che ha subito la scultura lignea, soprattutto a partire dal 1580 con le visite di San Carlo Borromeo, che in alcuni casi, per quanto riguarda le ancone d'altare in particolare, segnano davvero una sorta di, scusate, passatemi il termine, di repulisti. È un restyling di fatto. Altari a duo statim tollantur, oppure tabernaculum lignum santissima eucaristia fiat decentius. Però ecco, i decreti di San Carlo Borromeo puntano più che altro soprattutto contro la fatiscenza, lo stato di abbandono, l'indecorosità dell'arredo liturgico, mentre per quanto riguarda le statue di culto, queste rimangono, per fortuna, e quindi anche nel caso di Clemente Zamara abbiamo parecchio. Sulla vita e sull'opera di Clemente Zamara pesa una scure
molto pesante, un po' per la sua vita e un po' per quello che io chiamo inquinamento scientifico. Per quanto riguarda la vita, beh, insomma, è stato un artista che ha conosciuto una collusione con i francesi allorquando Brescia era così caduta nelle mani dei francesi, appunto nel 1509 già, e poi col sacco di Brescia del 1512, Gaston de Foix di Nemours. E quando nel 1516 Brescia ritorna a Venezia, questi Zamara, che sono collusi fortemente con i francesi, sono costretti a lasciare la provincia e ad andarsene. Altro particolare molto importante, Clemente Zamara spesso è inadempiente verso le commesse che gli vengono affidate e in due casi particolari viene fatto ricercare da dei procuratori. Addirittura a Sarezzo, dove promette di realizzare un'ancora che mai porterà a termine, si scatena una caccia all'uomo verso il maledetto affinché lo si trovi, ubicunque sit habitator, affinché restituisca le somme che si era fatto anticipare e che naturalmente non aveva onorato per nessuna ragione. E veniamo al terzo punto, ovvero sia l'inquinamento artistico. Su Clemente Zamara pesa una stratificazione di contributi che non c'entrano assolutamente nulla con Clemente Zamara. Vediamo di andare avanti. Sulla vostra sinistra voi vedete Giovanni Zebellana, intagliatore veronese. La figura al centro, San Giovanni, ecco, Giovanni Zebellana direi che è il primo interprete dell'arte mantegnesca nel legno. D'accordo? Abbiamo in parte un particolare della Pala Trivulzio. Il San Giovanni Battista, d'accordo con la professoressa Ericani che ho avuto il piacere di conoscere, l'ho scoperto a Castel Goffredo riconducendolo all'ambito di Giovanni Zebellana. Ancora oggi, a distanza di anni, malgrado una mostra, purtroppo se si apre Wikipedia e si cerca Clemente Zamara, queste statue sono ancora date a Clemente Zamara, per l'appunto. Ma la cosa potrebbe continuare per molto tempo. Vediamo se riesco a far andare avanti questa successiva. Ok, vedete, questo è Giovanni Zebellana. Dovevo andarla precedente. Beh, ditemi voi se a questo punto Clemente Zamara a sinistra può essere paragonato a Giovanni Zebellana. Assolutamente no. Lo vedrebbe anche un incompetente, direi. Eppure, questa critica, che definisce la critica più scientifica un partito quasi avverso e nemico, e continua a produrre, diciamo, queste considerazioni. Clemente Zamara nel 1500 firma gli stalli del coro della chiesa di San Giuseppe, un'opera che è in uno stato pietoso di conservazione. Erano nella chiesa di San Rocco, che poi è stata demolita per dar luogo appunto alla nuova cinta muraria voluta dal provveditore di Venezia nel 1517. Da dove prende Clemente Zamara questi moduli? Questo modo di fare alla Certosina, non senza comunque concessioni anche alla Tarsia vera e propria. È possibile che Clemente Zamara guardi ad un'opera abbastanza vicina, che è situata nell'abbazia di Rodengo Saiano, gli stalli del coro di Cristoforo Rocchi, firmati nel 1480 dallo stesso Cristoforo Rocchi. Ha un piccolo particolare: Clemente Zamara firma le sue opere in questa maniera, con questo distico: hoc opus insignis perfecit Clemens Zamara, nomine qui claras tollit ad astra suo, 1500. Dicevo, Clemente Zamara guarda agli stalli del Rocchi, qui c'è un altro esempio della firma, appunto, quest'opera è andata all'asta, oppure su questa Madonna stessa, 1519, Clemente Zamara. Questi sotto sono gli stalli invece del Rocchi. Beh, il riferimento mi sembra abbastanza chiaro, direi. Ora, io avevo anche cercato di fare una ricostruzione abbastanza sommaria di quelli che erano i maestri intarsiatori tra il 400 e il 500, la cosa diventerebbe molto lunga. Credo che Clemente Zamara abbia guardato molto a Cristoforo Rocchi sicuramente, ma anche a Fra Raffaele Damarone, che lavorò appunto
all'abbazia di Rodengo Saiano. Clemente Zamara ha realizzato anche la cassa dell'organo di Asola e poi questi splendidi gruppi lignei dei compianti, sui quali si è capito veramente poco, nel senso che altro che teatro del dolore e della pietà, la sintassi qui è diversa, è qualcosa di molto diverso, perché lui parte da un'azione fondamentale che non riguarda lo stile, ma la scelta espressiva, è sempre qualcosa di molto bloccato, di qualcosa di concentrato, ieratico quasi, perché quello che deve passare non è il pathos, ma deve assolutamente passare un altro messaggio, ovvero sia la verità di fede, la verità del dogma. E quindi Clemente Zamara utilizza non tanto uno stile, ma una scelta espressiva o inespressiva che lo conduce verso soluzioni formali molto differenti rispetto a quanto non accada, per esempio, tra i contemporanei. Un ultimo particolare che vorrei sottoporvi è questo Cristo. Un giorno è caduto dal tavolo la fotografia di questo Cristo e ho intravisto la figura di un volto nella barba, quasi un demonio urlante. È una pareidolia, ovvero sia un tentativo della mente di mettere ordine alla confusione. Beh, la simmetria della barba mi sembra un po' troppo ricercata per chiamarla pareidolia. Io penso che sia una cosa voluta, un colpo di genio di questo artista, credo, che troppo spesso è stato definito un artista arcaizzante o ritardatario, non comprendendo nella realtà dei fatti invece la genialità, appunto, di quello che era. Grazie. Grazie al professore Massimo Rossi. Continuiamo. Alessandro Barbieri, terrecote decorative cremonesi nelle civiche raccolte d'arte di Milano. Alessandro Barbieri lavora all'Università Cattolica da Milano. Prego. Dunque, innanzitutto ringrazio l'Ambrosiana e la Fondazione Trivulzio per la possibilità di questa documentazione che mi avvio a leggere per essere più rapido. Il Museo d'Arte Antica del Castello Sforzesco di Milano conserva una ricchissima collezione di terrecotte decorative rinascimentali, purtroppo in gran parte celate nei depositi sotterranei. Tale raccolta è andata costituendosi in un periodo compreso fra gli anni 60 dell'Ottocento e gli anni 40 del Novecento. All'origine della collezione vi sono le numerose donazioni di pezzi recuperati dalle demolizioni e ristrutturazioni di edifici a Milano, dagli anni 60 agli anni 80 dell'Ottocento. Verso la fine del XIX secolo si concretizza però anche un preciso orientamento da parte dei curatori del museo, volto a rendere il nucleo fittile più organico e completo, attraverso una serie di acquisti di terracotte decorative rinascimentali provenienti soprattutto dall'area cremonese. Eloquenti in tal senso sono proprio le parole di Giulio Carotti, riferite nei suoi resoconti annuali sulle nuove opere entrate nel Museo Patrio di Archeologia, edite nel bollettino della Consulta e pubblicate anche nella rivista dell'Archivio Storico Lombardo. Cito: il museo conta moltissimi campioni di terracotta della seconda metà del 400 e del 500 e parecchi buoni pezzi di decorazione, tanto figure che adornamenti, provenienti da Cremona, ma mancava ancora di esempi di una certa importanza e tali di rappresentare il suo giusto valore e permettere di studiare per bene l'arte della terracotta cremonese nella sua più bella fioritura. Ricordiamo infatti che Cremona, fra tutte le città lombarde, è sicuramente quella che vide il più notevole sviluppo e impiego di questo materiale decorativo, utilizzato a partire dalla metà del 400 per ornare le fronti dei più eleganti palazzi cittadini, per profilare le linee architettoniche dei cortili, impreziosire le facciate delle chiese, dare risalto alle arcate dei chiostri. Le ragioni dell'uso della terracotta, che conoscerà... Scusate. Che conoscerà larga fortuna sino ai primi decenni del XVI secolo, soprattutto Cremona, va ricercata essenzialmente nell'assenza in zona di cavi di pietra e di marmo, dunque nelle conseguenti difficoltà e negli eccessivi costi dovuti al reperimento al trasporto di questi materiali. Viceversa, l'abbondante presenza di argilla, materiale basilare per la produzione della terracotta, ne ha sicuramente incentivato la produzione e il suo ampio utilizzo.
Dalle informazioni ricavate dall'analisi delle formelle fittili, durante un'attività di catalogazione condotta nel deposito del Museo d'Arte Antica del Castello Sforzesco, dai dati emersi crociando i numeri di inventario presenti sui pezzi con la ricca documentazione conservata presso gli archivi delle raccolte civiche e dalle considerazioni emerse in un successivo approfondimento dell'argomento condotto in occasione degli studi del mio dottorato di ricerca, è stato possibile ricostruire le modalità di acquisizione e la provenienza di buona parte dei pezzi provenienti da Cremona, riconducendoli ad alcuni dei più noti edifici rinascimentali della città. Di alcuni di questi casi si darà conto in questo intervento. Infatti, oltre all'acquisto, il 20 dicembre 1870, presso l'antiquario milanese Giuseppe Baslini, delle terrecotte appartenute alla distrutta chiesa di San Domenico, delle quali ho già trattato in occasione del convegno Terrecotte nel Ducato di Milano, Artisti e Cantieri del Primo Rinascimento del 2011, negli anni successivi altre opere fittili furono comperate dal Museo Patrio di Archeologia. Alcune di queste soprattutto grazie alla donazione di lire 3.000, fatta dal consultore Elia Lattes. La maggior parte di tali terracotte furono proposte alla consulta del museo dall'antiquario cremonese Martire Chiodelli. Vennero acquistate a Cremona nel 1898, con il denaro messo a disposizione appunto da Lattes, 100 elementi fittili formanti una porzione di cornice marcapiano, raffigurante un tiasos marino. Il fregio, esposto sulla parete di fondo di quella che all'epoca era nominata Sala delle Terrecotte Lombarde, come ricordato nelle guide del 1900 e del 1906, e come documentato da due belle fotografie, la prima conservata presso gli archivi Alinari di Firenze e la seconda facente parte dell'album fotografico del Castello di Milano, dello stabilimento Montabone, si trova ancora oggi nella medesima sala, detta Sala 14, disposto però sulla parete opposta. In esso, i pezzi inferiori e superiori propongono una serie di motivi a delfini con vasi, ovuli, bacellature, rudenti, palmette, che fanno da profilo alla scena raffigurata, centrale, costituita da formelle di dimensioni maggiori, dove una divinità marina, suonando una conchiglia, guida un corteo composto da due ittiocentauri, che, suonando anch'essi rispettivamente un flauto e una cetra, trainano un carro sul quale sta Nettuno. Il dio del mare brandisce con la mano destra un tridente ed è seguito da altri due ittiocentauri contrapposti, sulle cui code, inframmezzate da una valva di conchiglia, siedono delle nereidi. Il fregio ornava la facciata di Palazzo Trecchi a Cremona e fu acquistato presso Martire Chiodelli. Infatti, una fotografia del fotografo Aurelio Betri, conservata presso il Museo Civico alla Ponzone, probabilmente scattata presso la casa o la bottega del commerciante d'arte, come indica l'iscrizione apposta a tergo, cito, terrecotta in possesso dell'antiquario Martire Chiodelli, raffigura la cornice ancora smembrata, esposta in quello che sembrerebbe il cortile di un'abitazione con altre decorazioni fittili. Interessante notare in questa fotografia alcune parti e frammenti in più rispetto a quelli giunti sino ai nostri giorni. Per esempio, la stessa formella partendo da sinistra, quella con la parte posteriore del carro di Nettuno, era nella fotografia rotta in quattro parti. Di queste, i due frammenti inferiori sono andati perduti. Questi. In basso a destra era poi presente anche una seconda formella, identica alla settima del fregio, quella con il primo ittiocentauro con Nereide dietro al dio del mare. Anch'essa può essere andata dispersa o forse non fu proprio acquistata, poiché è doppia e non proponibile nella sequenza. Curioso è pure il caso della seconda formella con l'ittiocentauro che sta suonando il flauto, presente oggi integra nel fregio, ma invece lacunosa nelle fotografie storiche. La formella frammentaria, inizialmente utilizzata nella ricomposizione del fregio nella Sala delle Terrecotte Lombarde, è stata poi sicuramente sostituita con una integra in un momento imprecisato. Oggi essa è ancora presente nel deposito del museo. Le terrecotte che descrivono il tiasos marino, nella cornice giunta da Palazzo Trecchi di Cremona, si possono scorgere identiche solo in un altro caso di mia conoscenza, nella fascia marcapiano della facciata di Palazzo Landi a Piacenza, dove sappiamo che la decorazione fittile fu commissionata il 18 febbraio 1484 ad Agostino De Fonduli e a Giovanni Battagio. Nel Palazzo Piacentino la scena è però affiancata da un secondo soggetto, da identificarsi forse con il ratto di Podamia, ed è inframmezzata da tondi con teste di profilo all'antica. Esiste poi una raffigurazione analoga alla seconda parte della cornice giunta da Palazzo Trecchi, quella con i due ittiocentauri contrapposti sulle cui code siedono delle nereidi. Essa è visibile ancora a Cremona nella facciata di Palazzo Vernazzi
ed è presente in alcune formelle esposte nel Museo Civico alla Ponzone e anche presso il Museo di Santa Giulia a Brescia. Non è però identica. Infatti si può notare come in queste tre cotte i diocentauri siano in realtà dei tritoni. Non hanno infatti né le ali né le zampe anteriori da cavallo. E le neredi assumono delle posizioni differenti, stringendo delle redini nelle mani. E poi è anche assente la valva di conchiglia posta fra le code delle divinità marine, che sono invece in Palazzo Vernazzi e negli esemplari dei musei di Cremona e di Brescia legate tra di loro da fasce, talvolta decorate da perle, talvolta percorse da piccole baccellature. Si può però ritenere, grazie al riscontro con un acquerello ottocentesco del cortile interno di Palazzo Trecchi, realizzato nel 1837 dal marchese Manfredo Alessandro Trecchi, lo stesso che nel 1845 promosse la ristrutturazione del palazzo che portò all'eliminazione di tutte le decorazioni fitte originali, che un'ornamentazione simile a quella oggi presente sulla facciata di Palazzo Vernazzi fosse presente anche in Palazzo Trecchi, nella fascia marcapiano del cortile interno, inframmezzata da ghirlande probabilmente contenenti stemmi della casata. Nello stesso acquarello si possono anche scorgere, al di sopra degli archi del porticato del pian terreno, grandi clipei con teste sporgenti. Verosimilmente facevano parte di questa decorazione alcune delle 13 teste acquistate dal Museo Patrio di Archeologia nel 1898, sempre con il fondo Lattes, ed esposte, 6 di queste, nella Sala delle Terrecotte Lombarde, sopra la porzione di cornice marcapiano proveniente dallo stesso palazzo. Le 13 teste, oggi collocate nel deposito, non sono però omogenee tra di loro, hanno dimensioni diverse e probabilmente appartengono anche a epoche diverse. Difficile dunque ipotizzarle tutte provenienti dallo stesso cortile cremonese, o perlomeno spettante una medesima campagna decorativa dell'edificio. Anche di queste teste esiste una bella fotografia nell'archivio della Consulta del Museo Patrio di Archeologia, scattata nel medesimo sito dove fu eseguita quella già vista della cornice marcapiano, probabilmente l'abitazione o la bottega dell'antiquario Martire Chiodelli. Anche una seconda porzione di cornice marcapiano, costituita da 61 elementi fittili, fu acquistata dal Museo Patrio di Archeologia Cremona, grazie all'elargizione del consultore Lia Lattes. Pure questo altro fregio fu esposto sulla parete di fondo della Sala delle Terrecotte Lombarde, come riportato nelle guide del 1900 e del 1906, e come osservabile nella già citata fotografia Linari. E anche in un'altra bella tavola contenuta nell'album fotografico dello stabilimento Montabone. Oggi tale porzione di ornamentazione fittile è conservata nel deposito, imballata in una struttura lignea, e è per questo che non ho fotografie recenti di questo cornicione. Essa è costituita inferiormente e superiormente da elementi decorativi. Sotto terrecotte proponenti dentelli con un chima ionico, sopra un altro chima ionico di dimensioni maggiori, baccellature corrudenti e un sima a foglie palmate. Il fregio principale raffigura eleganti sfinge affrontate dalle cui code si sviluppano cornucopie vegetali, legate a un candelabro centrale e abitate da due piccoli uccelli intenti a beccare delle bacche fuoriscenti dalle cornucopie, inframmezzando le sfingi due medaglioni, il primo riproducendo la testa di una donna dall'elegante acconciatura, che per stile non risulta coevo al fregio, il secondo invece un profilo di imperatore romano, forse Antonino Pio. La cornice ornava la parte superiore della facciata di una casa in via Aselia al numero 37 a Cremona, prospiciente piazza San Vittore, oggi largo Paolo Sarbi, proprietà della vedova signora Pizzamiglio. Cornici monumentali uguali, con sfinge affrontate e intervallate da ghirlande contenenti a volte busti o teste all'antica, a volte busti o teste di santi o di monaci, altre volte invece scudi oppure stemmi, a seconda della connotazione sacra o profana dell'edificio di destinazione, sono molto ricorrenti in area cremonese. Per esempio, due porzioni di cornici con sfingi e ghirlande vuote, provenienti dal demolito chiostro di San Bartolomeo di Cremona, si conservano presso il Museo Civico La Ponzone. Sull'esempio di queste ultime, deve essere stato realizzato dall'architetto Luigi Voghera l'ottocentesco fregio marcapiano di Casa Lanfranchi, posto accanto al Palazzo Vescovile. Fuori Cremona il caso più noto è sicuramente il fregio corrente lungo i lati della navata in controfacciata della chiesa di Santa Maria delle Grazie di Soncino, che conserva ancora parte della policromia originale, con busti di frati carmelitani nelle ghirlande. Altro esempio è anche il fregio marcapiano di Palazzo Grossi a Fiorenzola d'Arda, dove però i setti vegetali vuoti sono costituiti nella metà inferiore da delle cornucopie. Avrei altri casi da presentare, ma visto appunto il tempo scaduto, rimanderò alla pubblicazione degli atti. Grazie.
Grazie Alessandro Barbieri e continuiamo con Paola Bossio. Terracote del Rinascimento nella raccolta Pogliaghi, artisti e opere. Paola Bossio lavora all'Università Cattolica da Milano. Buonasera, in questo intervento parlerò del fondo di terracotte rinascimentali presenti nella Casa Museo Pogliaghi del Sacromonte di Varese. Desidero innanzitutto ringraziare l'Ambrosiana per avermi consentito di studiare e fotografare i materiali di cui riferisco oggi. È importante ricordare succintamente chi era Ludovico Pogliaghi e sottolineare come la sua collezione di terracotte rinascimentali rappresenti una importante testimonianza della sua rete di relazioni personali e professionali, oltre che un caso esemplare di gusto collezionistico. Pogliaghi nasce nel 1857, frequenta l'Accademia di Brera, dove è uno degli allievi preferiti di Giuseppe Bertini, diventa docente di ornato presso la stessa Accademia nel 1891. Membro del Consiglio Superiore di Belle Arti dal 1902, partecipò a più importanti progetti artistici dell'Italia post-unitaria, a cavallo tra 8 e 900. La sua opera più famosa è ovviamente la Porta Maggiore del Duomo di Milano. Nel 1885 acquistò una casa rurale a Sacromonte di Varese e cominciò a trasformarla in quello che noi tutti conosciamo oggi come Casa Museo Pogliaghi, che fu anche il suo studio d'artista e contenitore delle collezioni d'opere d'arte accumulato nel corso della sua lunga vita. La proprietà dell'abitazione e delle raccolte fu trasferita all'Ambrosiana già nel 1937-38. Poco prima di morire, nel 1950, creò la Fondazione Pogliaghi con lo scopo di garantirne l'integrità delle raccolte. Il furore collezionistico di Pogliaghi si sviluppa a contatto col maestro e mentore Giuseppe Bertini. Nel 1910 Camillo Boito, altro maestro di Pogliaghi e amico di famiglia, scrive, riferendosi a Giuseppe Bertini e ai Pogliaghi: questi e il prediletto discepolo andavano insieme qualche volta a Roma per incarichi ufficiali. Allora era per tutti e due una baldoria di anticaie. Nei movimenti libri l'uno correva da una parte, l'altro dall'altra, visitando gli antiquari in voga, ma più spesso cacciando il naso nella confusione polverosa di tanti mercantuzzi di oggetti d'arte e anche nelle stambugi bui dei ferri vecchi. Fatta eccezione per il modellino della Santa Bibiana del Bernini, pochissimo spazio è dedicato alla raccolta delle terracotte nelle pubblicazioni successive alla sua morte. Ancora nel 1970 Ragghianti, nei suoi tre articoli su critica d'arte relativa a Casa Pogliaghi, si limita solo a due citazioni significative. Una molto rapida: al piano terra due loggiate arretrate con altre colonne vetuste e un'altra loggia ricostruita con materiali provenienti dall'antico lazzaretto di Milano, tra cui molte terracotte a stampo della decorazione filaretiana. L'altra, più circostanziata, su cui torneremo più avanti, relativa a una statua in terracotta dipinta e ridipinta abbondantemente. In questa immagine vediamo come le terracotte siano esposte all'esterno della casa, sulla parete d'ingresso e nella loggia di sinistra. Fonte di ispirazione di Pogliaghi per la sua collezione di terracotta e il loro allestimento nella sua casa vi è probabilmente quanto fatto anni prima da Bertini nell'abitazione di Varese a Biume Superiore, dove il pittore ricoverò almeno una delle colonnine rinascimentali del leggiato superiore del cortile interno del Banco Lombidicio di Milano, realizzato tra gli anni 50 e i primi anni 60 del 400. Una delle poche testimonianze del Banco Medicio consiste proprio nei rilievi architettonici e dettagli decorativi eseguiti in base alla memoria di Bertini e pubblicati da Caravate nel 1895. Come già mostrato, la collezione di terracotte rinascimentali è conservata all'esterno dell'edificio, in parte in facciata, ma principalmente nel loggiato di sinistra. I due loggiati sono da ricondursi al recupero di materiali architettonici rinascimentali provenienti dalle demolizioni del lazzaretto di Milano, non diversamente da quanto fatto dai Vagatti Valsecchi nella loro villa di Varedo, dove nella porzione di porticato ricostruita era conservato un ricco lapidario, andato disperso nel
nel corso del XX secolo. La prima opera che mostro è un rilievo con San Girolamo seduto su uno scranno in uno studio, al di sotto di un fiorito arco polilobato con i suoi classici attributi iconografici, intento nella traduzione della Bibbia. Si tratta di una bella rappresentazione del santo nella sua biblioteca e forse non è una coincidenza il fatto che il rilievo sia murato a sinistra della porta della loggia che immette nella biblioteca di Pogliaghi. Questo rilievo, di dimensioni abbastanza contenute, non è un'opera a sé stante, ma molto probabilmente un elemento di uno di quei politici in terracotta che Michele da Firenze realizzò in Italia settentrionale, il cui esempio più bello e rappresentativo, anche solo per la sua integrità, è il grande altare delle statuine di Modena, qui mostrato nella foto in alto a destra e realizzato nel 1440. In questo altare, dal complesso programma iconografico, accompagnano anche quattro dottori della Chiesa, tra cui lo stesso San Girolamo. Il confronto tra San Girolamo di Casa Pogliaghi e i dettagli dell'altare delle statuine di Modena, a mio avviso, appaiono stilisticamente stringenti. Mentre nel XIX secolo si completava la sistematica distribuzione del patrimonio di politici in terracotta, già iniziata con la Controriforma, a partire dalla metà del secolo si registra un crescente interesse da parte dei collezionisti stranieri, seguiti poi anche da quelli italiani, per i lacerti di questi complessi pittili, con la conseguente diaspora delle parti esteticamente più godibili verso raccolte pubbliche e private. Anche in ambito milanese l'interesse per questo tipo di opere fu molto vivace, come testimoniato dalla presenza nella raccolta d'arte antica del Castello Sforzesco di elementi epicali di politico in terracotta, descritti nell'inventario del 1921 come formelle con due teste di cherubino da Adria, nella cui cattedrale è attestata infatti la presenza di almeno tre più altari fittili di Michele da Firenze. Queste colonnine potrebbero essere ricondotte anche con minore certezza, per il loro carattere un po' sordo e seriale, agli elementi architettonici delle complesse incorniciature delle ancone fittili di Michele da Firenze, come quelle qui mostrate. Come già accennato, Ragghianti, nel suo secondo articolo in Critica d'arte nel 1970, scrive che nel grande studio di Pogliaghi, in una nicchia in alto a sinistra sulla parete interna, è collocata una statua di terracotta dipinta e ridipinta abbondantemente, è lo stesso modello della Madonna col bambino in terracotta alto 130 cm esistente nel Rijksmuseum di Amsterdam. Si tratta della figura qui rappresentata a destra, a cui si può condurre con una certa cautela la testa di bambino in terracotta priva di policromia conservata a Casa Pogliaghi ancora oggi. La Madonna col bambino del Sacro Monte, ripresa da Ragghianti nel 70, sembra rifarsi all'altorilievo in terracotta rinvenuto nel 1992 in un cortile del centro di Bologna e oggi conservato nel Museo Medievale della stessa città, che Massimo Ferretti nel 99 attribuisce a Jacopo della Quercia, con una datazione intorno al 1410. Nel 2003 Aldo Galli, nello scrivere dell'opera bolognese, la considera invece di mano di un seguace del maestro Senesi. Ferretti segnala inoltre la presenza di una serie di coppie in stucco e gesso, che ritiene eseguite tutte da calchi presi dall'originale a partire dalla fine del XIX secolo. Tra queste anche la Madonna di Amsterdam, citata da Ragghianti come termine di paragone per quella del Sacro Monte. Galli considera l'esemplare conservato presso la Fondazione Cini una copia di fine 400, da cui sarebbero state ricavate in epoca moderna tutte le altre statue segnalate da Ferretti. Se la testa del bambino presente al Sacro Monte apparteneva alla Madonna della fotografia di Ragghianti, allora quest'ultima doveva essere anch'essa una copia antica, questa volta fittile e non di stucco, dell'archetipo bolognese, assai prossimo a quella della Fondazione Cini. Tra le numerosissime terracotte, non solo rinascimentale ma anche di carattere archeologico, si trovano alcuni gessi di epoca moderna. In particolare vorrei segnalare la presenza di un piccolo bassorilievo a sinistra, colorato imitazione della terracotta, che rappresenta un politichetto su due ordini con la Madonna e il bambino in trono, i Santi Giorgio e Michele e una cimasa con al centro la crocifissione e il lato dell'Annunciazione. Struttura non dissimile da quelle dei politici lombardi in terracotta della medesima epoca, giunti integro in stato frammentario fino ai nostri giorni, con riferimento particolare a quelle eseguite dal cosiddetto maestro della Madonna del Topo.
A destra vediamo l'originale in marmo di pari dimensioni conservato nel deposito della Corte d'Arte Antica di Milano fin dall'inizio del Novecento. Prendo ora in considerazione i materiali fittili seriali, tra cui pezzi lombardi provenienti da Cremona, Pavia e Milano, ma anche terracotte piemontese. Tra quest'ultime si segnala la formella con putto sbocciante da una corolla fogliacea e leone accovacciato, che si ritrova invetriata sia sulla facciata della chiesa di San Lorenzo ad Andornomicca, in provincia di Biella, che nella decorazione fittile della cosiddetta casa del Conte Verdi a Rivoli. Da notare come queste formelle compaiano nei disegni di Alfredo D'Andraglio del 1883. Per l'architetto portoghese Pogliaghi seguì a Lisbona la decorazione di alcune residenze di famiglia. Con D'Andrade si trovò spesso a collaborare in numerose occasioni istituzionali in qualità di membro del Consiglio Superiore delle Belle Arti. Sulla destra vediamo invece due leoncini accovacciati, forse con funzione di mensolo e telamone, stilisticamente molto simile a quelli presenti nella stemma di Amedeo IX di Savoia, oggi conservato al Museo Civico d'Arte Antica di Torino, e generalmente avvicinati nella critica proprio al gusto decorativo della casa del Conte Verdi di Rivoli. Formelle più correnti, ma comunque interessanti e di probabili origini torinesi, sono murate sia nella loggia che in facciata a Casa Pogliaghi. Nella pubblicazione del 1955 su Pogliaghi e le sue raccolte è ricordato come molte delle acquisizioni riguardano opere cremonesi, forse anche in virtù dei rapporti familiari della moglie di Ludovico Pogliaghi, Fausta Maria Rizzi, appartenenti a un'eminente famiglia del luogo. Il lotto di formelle di origine cremonese è sicuramente quello numericamente più ricco della raccolta fittile Pogliaghi. Tra queste terracotte si segnala una Madonna del Latte, seriale ma di notevole qualità, di cui si hanno esempi sia al Castello Sforzesco a Milano che al Museo alla Ponzone di Cremona. Venturi nel 1908 ipotizza che il prototipo di questa tavola fittile sia proprio di origine cremonese. Querari negli anni 60 si spingerà a attribuirlo al modello a Giovanni da Roma, artefice insieme a Rinaldo De Staulis del perduto altare in terracotta dei Santi Crisante d'Aria per la chiesa di Sant'Agostino a Cremona. I due piccoli rilievi fittili presenti a sinistra della porta d'ingresso di Casa Pogliaghi sono forse riconducibili proprio al cremonese Rinaldo De Staulis, per affinità con i sette peducci provenienti dal chiostro della chiesa cremonese di Sant'Angelo, attribuibili a tale maestro anche sulla base di un confronto stilistico con la decorazione fittile dei lati sud e ovest del chiostro piccolo della Certosa di Pavia, per il quale Rinaldo De Staulis è ampiamente documentato. Questi rilievi potevano forse trovare collocazione in sequenza all'interno di una predella di un politico in terracotta, in maniera non dissimile dalle soluzioni adottate nei politici ligni degli ultimi decenni del Quattrocento. Soluzioni analoghe si ritrovano anche in numerose formelle seriali di Rinaldo De Staulis, dove gli elementi più aggettanti sono cotti a parte e quindi fissati successivamente, come nel caso del fregio con putti misicanti del chiostro piccolo della Certosa di Pavia, o delle formelle fogliate con testini di angeli o al museo alla Ponzone. Altre evidenze del territorio cremonese sono i due elementi di vaso fiorito qui mostrati a sinistra, probabilmente provenienti dalla chiesa di Santa Maria in Bressanoro Castelleone, come si possono osservare nel fregio superiore della facciata di questa chiesa. Alla bottega del De Staulis possono essere ricondotte anche le due formelle mostrate qui a sinistra, raffrontabili con gli elementi della ghiera del portale della chiesa di Santa Maria di Bressanoro, e la formella rappresentata a destra invece è una soppane per un lacunare di soffitto analogo a quello rinvenuto a Casa Cicognara a Cremona. La sequenza di soppane murata nella loggia di sinistra di Casa Pogliaghi dovrebbe avere la medesima provenienza cremonese del gruppo di 54 formelle acquisite dal Museo Patro Archeologico di Milano nel 97 e oggi esposte nel Museo d'Arte Antica. Formelle di questo tipo furono utilizzate dalla famiglia Bagatti Valsecchi per la realizzazione di un soffitto con la supervisione di Luca Boltrami per l'abitazione oggi Casa Museo in via Santo Spirito. Il fregio Sfinge ricostruito a Casa Pogliaghi appartiene a una fase successiva legata all'affermarsi di quel nuovo gusto che trovò in Lombardia nell'ambito della decorazione plastica il suo massimo esponente in Agostino De Fondulis. Di questo fregio si conoscono molti esempi cremonesi, oltre alla bellissima variante policrima del santuario di Santa Maria delle Grazie a Soncino qui riprodotta.
Nel fondo Pogliaghi non poteva poi mancare un esemplare della formella fittile pavese seriale più riprodotta, a partire dal modello realizzato da Giovanni Antonio Medea nel 1467 per la committenza dell'abate Luca Zanacchi. Si tratta del putto in camiciola del chiostro della chiesa di San Lanfranco a Pavia. Vi è poi una serie di tre formelli, di cui una sicuramente copia moderna, che si rifanno ai modelli pavesi dell'età di Filippo Maria Visconti. Due di queste formelle sono anche presenti nel Museo Civico Malaspina Spina di Pavia, altre nelle raccolte universitarie della stessa città. Donata Vicina ne ha utilizzato la provenienza dal monastero benedettino del Leano, demolito a metà 800 per lo spazio fare spazio all'Ateneo Pavese. Nella loggia di sinistra si trova anche una serie di formelle accostate a comporre un fregio a palmette e delfini, analogo a quelle presenti nei depositi del Museo d'Arte Antica del Castello Sforzesto, che risultano provenienti dalla chiesa di Santa Maria presso San Satiro. Un elemento a tortiglione con il motto Avedeo è simile a quello della distrutta casa Missaglia, i cui prospetti vennero ricostruiti dall'architetto Annone nel 1904. Anche il lacunare conagliante richiama i reperti del Castello Sforzesco, scavati all'inizio del Novecento presso la Certosa di Garegna e donate alle civiche raccolte dallo stesso Annoni. Significativa è poi la presenza di una formella, uguale ad altre cinque, trovata da Luca Beltrame in via del Cappuccio a Milano e da lui stesso donata nel 1993 al Museo Patrio di Archeologia. Tra le terracotte rinascimentali, Casa Pogliaghi ospita una formella pertinente alla decorazione in cotto della fase seicentesca della facciata della Cagranda, ultimo ed estremo esempio in Lombardia di questa tipologia di ornamentazione. Si vuole infine sottolineare la corrispondenza di questo motivo decorativo a putti, uccelli e frutti con quelle delle lesene della porta maggiore del Duomo, realizzate sul modello di Gaspare Bismare nel 1636. Forse per Pogliaghi, autore della porta bronza del Duomo e del suo inserimento nella facciata richignana, queste formelle rappresentavano un richiamo indiretto alla sua opera più famosa. Grazie per l'attenzione. Grazie a Paola Bossio dell'Università Cattolica di Milano. Proseguiamo con Marino Vigano. Sapere leggere l'opera d'arte. Marino Vigano è della Fondazione Trivulzio. Benvenuto. E puoi cominciare. Les Gobelins de Jean-Jacques Trivulzio. Un oggetto per arrivare poi a qualche considerazione di carattere metodologico, quindi il punto di partenza è oggettivo. Le considerazioni che ne conseguono penso però che saranno altrettanto oggettive. Come accennato, il titolo, che suona un po' reboante, in realtà si rifà a una celebre opera di Bruno Zevi, Saper vedere l'architettura, che appunto è sempre un buon consiglio quello di saper vedere prima di parlare e scrivere. Ne abbiamo parlato a lungo in questi giorni, proviamo a vedere in che senso. Allora, vediamo, è così, vero? Presentazione dall'inizio, vero? Così? Bene, ecco. Allora, l'oggetto è notissimo e proprio per questo alcune considerazioni saranno ancora più stupefacenti. Si tratta della nota galleria di 12 arazzi del Casato Trivulzio, che ora si trovano in proprietà del Comune di Milano e sono esposti al Castello Sforzesco. Sono i 12 mesi dell'anno, con lavori agricoli ad essi legati e rappresentazioni di una società in parte nobiliare alta e in parte bassa, riuniti assieme in queste 12 scenette. L'anno comincia con il mese di marzo e direi che è persino eccessivo dire che inizia quindi con un anno ab incarnazione, perché il ciclo è totalmente profano e non porta nessun segno cristiano. Quindi piuttosto lo chiameremo, e vedremo perché, un anno astrologico. Bene, i 12 pezzi penso che siano abbastanza conosciuti per passare oltre.
Il committente è un condottiere del tempo, Gian Giacomo Trivulzio, molto noto al tempo, ne avete gli estremi cronologici. L'autore dei cartoni sarebbe Bartolomeo Suardi, il Bramantino, e ne avete gli estremi cronologici. Dico sarebbe non a caso, perché non esiste alcun documento, nemmeno una riga, che leghi il committente, l'opera e il presunto esecutore dei cartoni. L'unico dato che avvicina il presunto esecutore all'opera è la similianza delle architetture dipinte in alcune sue opere, e vedete, agli stessi fondali degli arazzi. E qui già si produrrebbe un grosso problema metodologico, rinviato naturalmente agli atti del convegno, su come si debba operare quando non abbiamo nemmeno una unica evidenza che leghi un presunto facitore a un'opera. Problema quindi abbastanza complesso. Esiste una vastissima storiografia di qualità su questi arazzi, che oramai si compone di decine di titoli. Io mi limito a mostrarvi quelli che mi paiono i due risultati degni di maggiore considerazione, credo che vi siano ben noti, e quella che invece io chiamo una storiografia stravagante, che di recente ha usato un duplice metro nel considerare questi oggetti: cancellare tutto quel poco che abbiamo di oggettivo su di essi e inventare tutta una quantità di dati che risultano contraddetti dalle fonti. Punto. Allora, sapete qual è l'obiettivo? Da cosa si parte? Si parte, per questa stravaganza, da 5 stemmi che compaiono ai bordi degli arazzi, che sono dominati invece da un grande stemma centrale, e vedremo anche che significato ha. Questi 5 stemmi sono quelli del capo del casato e committente dell'opera, del figlio Gian Niccolò Trivulzio, di cui è ricomparso di recente il famoso ritratto di Bernardino De Conti, col suo stemma particolare come conte di Mesocco, la prima consorte del committente Margherita Colleoni, la seconda consorte Beatrice de Avalos d'Aquino, qui è molto vecchia, in gioventù pare che fosse bella, e la consorte anche del figlio del committente e della prima consorte, cioè di Gian Giacomo e della Margherita Colleoni, Paola Gonzaga di Castiglione, sposata Gian Niccolò. Dunque, quei 5 stemmi che abbiamo visto si rifanno a questi personaggi. Qual è la grande scoperta di chi ha esaminato di recente gli arazzi, facendo fare, secondo me, un passo indietro notevole alla storiografia che li riguarda? Allora, gli arazzi sarebbero dei sontuosi regali di nozze dal padre al figlio, cioè da Gian Giacomo a Gian Niccolò. Sarebbero rimasti sempre di proprietà di Gian Niccolò sino alla sua morte nel 1512, per passare poi alla vedova Paola Gonzaga e per rientrare a Gian Giacomo Trivulzio nel 18. Avrebbero peregrinato da una dimora all'altra dei Trivulzio allegramente, da Milano a Vigevano, a Cassino Scanasio, a seconda delle circostanze. Nel motto che sormonta, e vedremo al centro, il ciclo, netes mai, ci sarebbe una storpiatura mal capita dagli arazzieri e che dovrebbe suonare come in dialetto lombardo: netes mai, non pulire mai. Gli arazzi porterebbero dei versi in un metro molto ricercato, e questo è vero però, che è il gliconeo, da far risalire ad Antonio Telesio, un retore calabrese, che terrà l'orazione funebre del Magno Trivulzio nel gennaio 1519. Questi arazzi riprodurrebbero le figure astrologiche che li accompagnano, prese a rovescio da un libro andato in stampa nel 1482. E tra l'altro gli arazzi rimanderebbero, ultima cosa, alla imperizia grave dell'autore, dell'arazziere Benedetto da Milano, incapace di leggere e riprodurre correttamente le diciture accompagnatorie. Ora, i documenti ci dicono tutto l'opposto. Prima di tutto, gli arazzi e le imprese
tutto questo complesso non è mai stato in altre mani che quelle di Gian Giacomo Trivulzio. E come si fa a scoprirlo? Se sono doni matrimoniali, beh, non esiste affatto all'epoca il dono matrimoniale, esiste il conferimento del patrimonio del casato dello sposo e la dote della sposa. L'idea stessa che esista il dono è un'assurdità, tanto più grottesca per delle opere che richiedono quasi 10 anni di esecuzione, dal 1501, data del matrimonio, e avete il dispaccio dell'oratore a Luzzara, dove si svolgono le nozze, 26 gennaio 1500. Nei capitoli matrimoniali ovviamente nessun cenno. Diciamo allora che erano ancora di lì da venire? Bene, d'accordo, diciamolo. Ma se passano a mani di Gian Niccolò, perlomeno nei suoi testamenti dovrebbero comparire. E invece non c'è alcun cenno nel testamento del 1511 ad arazzi conclusi da 2 anni, 1504-11, nessun cenno di quest'opera. Dunque, come possiamo dire che fossero in sua proprietà? E vi metto questa foto non a caso, perché lui cita invece gli altri che ha a sua disposizione, quelli suoi. E vediamo cosa dice. Nelle sue ultime volontà dice che devono andare al pontefice. Lui si è messo come il padre in urto con la Chiesa, con Giulio II, per le note vicende di Bologna, di Mirandola, eccetera, eccetera. In fine vita, perché è ammalato di sifilide in fase ultimativa e morirà 6 mesi dopo, cosa fa? Si vuole rapacificare con la Chiesa. Quindi gli arazzi che ha li cita e dice che queste tappezzerie che aveva al suo accampamento devono andare al Papa. Ora noterete un fatto, direi più che inconsueto, quasi unico: questo testamento è controfirmato sia dal padre sia dal figlio. Voi sapete che non si usa controfirmare allora i testamenti, per dire che la cosa era molto seria. Non abbiamo bisogno di dire altro per essere certi che questi arazzi sono sempre stati a mano solo del committente, come è ovvio, ma se proprio vogliamo andare a cercare anche la prova, ce l'abbiamo. Quando il cardinale Matthias Schiner mette le mani nel 1512 sul feudo di Vigevano, dove sempre soltanto sono stati esposti gli arazzi, ecco che da una lettera dell'oratore a Mantova vediamo sapere che vengono prelevate queste tappezzerie rapidamente, portate oltre frontiera, cioè la frontiera della Sesia, a Vercelli, messe al sicuro, e si dice chiaramente che sono del signor Gioan Giacomo, è il reverendissimo cardinale, ha fatto il possibile per averli, ma quello, gli hanno detto, quello che gli ha detto averli dati alla contessa di Musocco, cioè a Paola Gonzaga, finge di averli dati, non li ha dati. E anzi, si dice chiaramente che questi sono destinati ad andare a Gianfrancesco II di Mantova, al sicuro, a Luzzara o a Mantova. Dunque, va bene. E uno, adesso molto rapidamente, cosa ci dicono allora quegli stemmi che stanno attorno? Sono come si usa allora l'esplicazione del casato, come ci sono tutti e quattro sui capitelli dell'antiportico fatto costruire dal Magno nel 1518 al Sacromonte di Varese, ci sono tutti gli stemmi perché si mostra com'era la composizione, e se no sarebbero dei regali matrimoniali anche questi, vogliamo scherzare. Dunque, sulla collocazione diciamo pure tranquillamente che non si sono mai mossi da Vigevano, dal castello che è stato dato da Luigi XII al Magno nel 1499, all'arrivo a Milano, l'occupazione francese, eccetera, eccetera. Perché? Perché non vengono intessuti a Milano. Che ci fa Benedetto Milano a Vigevano? Perché viene deportato in provincia con la sua equipe? Perché sono talmente gigantesche queste opere che possono essere esposte solo in un ambiente sufficientemente ampio, certo non nella casa di Rugabella di cui vedete la pianta e i locali prima delle riforme del Richino, piccolissimi, inutili, e dunque in un castello. Difatti oggi dove sono esposte? Castello Sforzesco, l'unico ambiente che può avere delle stanze abbastanza ampie, e certo non peregrinano. La famosa dicitura nette smai
nulla a che vedere col non pulire mai. È l'insegna più augusta del casato, che viene quindi sfregiata in maniera così volgare da questi soggetti, presunti storici. Allora, cosa abbiamo? Abbiamo il fatto che è il Trivulzio, non che la riceve, che la dà a Carlo VIII alla vigilia della battaglia di Fornovo, perché è la sua propria. E significa non ti smarrire, gli dice, come lasciano scritto i suoi cancellieri, non aver paura, ti porterò fuori da qui, né te smai, non ti smarrire. Quindi il valore è anche già alto per il casato, ancora più alto perché è legato all'episodio che segna un snodo della biografia del Magno. Sui versi non sono assolutamente opera del retore Tilesio, perché arriva a Milano nel 1517, quindi circa 8 anni dopo la fine della tessitura. Ci viene col nipotino, il futuro filosofo Bernardino Telesio, che è nato a Cosenza nel 9. 9 è la data di fine degli arazzi, quindi che se le fa, o se l'è portato in fasce nel 9 o ci è venuto, come si sa, nel 17, quando aveva 8 anni di età anche il ragazzino. E sappiamo però anche da Paolo Giovio chi può essere stato il vero autore di questi versi ricercatissimi. Il Giovio scrive che c'era questa tanta Parrasi fama ut Trivulzio, cioè c'era quel Aulo Giano Parrasio, così celebre, retore calabrese, maestro del Tilesio e suo zio, che tornerà a Cosenza e aprirà l'Accademia Cosentina nel 1511, dove viene preparato il nipote per arrivare a Milano. Questo frequentava, il Trivulzio lo frequentava al punto che all'età di 60 anni andava ancora da lui a imparare le lettere classiche. Quindi se cerchiamo un retore di quel livello lo abbiamo, senza andare però da chi non si trovava sul posto. Quindi lasciamo perdere la coppia a Rebù. Stiamo arrivando rapidamente alla fine. Risvolti esoterici, non c'è una copia di un libro, c'è il fatto che il Trivulzio ha al suo servizio Gabriele Pirovano, già primo astrologo di Ludovico Maria Sforza, e sappiamo che fino al 1505 lo ha servito, e ce lo dicono, non vi posso dire naturalmente i dettagli, li trovate, lettere del tempo, che ci raccontano come fosse anche estremamente superstizioso e lo andasse a interrogare sempre. Quindi se cerchiamo uno che ha sorretto con la sua abilità tutto il ciclo, abbiamo anche questo. Dunque, per chiudere, gli arazzieri non sono affatto incompetenti. Se c'è qualche incompetente in questa storia è qualcun altro. La dicitura, per esempio, su cui si punta, ego beneditus, viene sciolta questo latinorum, ego beneditus de Mediolani hoc opus fecit com socis suis in viglevani, dove è evidente che, essendo stata costruita su l'unico elemento libero che c'era, ha usato tutta la sintesi che poteva. Ego beneditus de Mediolani civitate hoc opus fecit cum omnibus, perché la cediglia sta sia sulla C che sulla O, quindi con tutta la sua equipe, in viglevani oppido. Dunque è un pochino più letterato il nostro povero arazziere di chi lo commenta ora. Infine, il richiamo iconologico, che è l'unica cosa che manca in tutto questo capolavoro. Allora, che cosa sono questi arazzi alla fine, se non sono dei doni matrimoniali, eccetera? Sono stati costruiti con tanta perizia, su un anno astrologico, con l'appoggio anche di, molto probabile, di un astrologo, e con i simboli e le diciture più importanti del casato. Ci sono due moduli, l'uno... I lavori agricoli sono quelli dei cicli alpini, e vi cito Palaniedra, Monte Carasso, Mesocco. Mesocco e Feudo Trivulzio dal 1480, e questi affreschi già ci sono. Il Trivulzio sale a prendere il giuramento della comunità nell'81, quindi li vede, perché il giuramento si tiene nella chiesa dove sono affrescati. E uno. Due, il ciclo di Palazzo Schifanoi a Ferrara, perché è lo stesso principio. Abbiamo un astrologo, Pellegrino Prisciani, che racconta con Ercole De Roberti, con Francesco De Sosa, il successo di un casato, un principe Borso d'Este che si è affermato, la città in pace, un mondo di armonia, retto dal sistema astrale e con però anche i lavori degli umili nel complesso. Quindi, cosa sappiamo su Trivulzio e Ferrara?
Il ciclo, vedete quando è stato concluso, il Trivulzio risiede a Ferrara quasi 2 anni, tra l'82 e l'83, per la difesa della Piazza Forte durante la guerra del Sale contro Venezia. E dunque, ci siamo, ciclo alpino e ciclo colto. Cosa sono questi arazzi? Sono l'esemplificazione di un mondo in pace ricostruito. Non a caso nel mese di settembre si fa rappresentare il committente con la seconda consorte. Il 6 settembre 1499 il Trivulzio ha portato le armi francesi a rovinare e a rovesciare Ludovico il Moro, l'autore dell'anarchia a Milano, l'autore del disordine morale, dei costumi, della depravazione della città, come scrivono i pochi cronachisti antisforzeschi. E dunque ha ristabilito un mondo di ordine, pace e armonia, nel quale ci sono i lavori degli uomini e le occupazioni dei nobili. Quindi questi arazzi sono ben altro che un semplice, ecco, come dire, regalo di nozze. Solo un'ultima annotazione di carattere metodologico. Restare appunto nel solco, anche in questo senso, aperto da Bruno Zevi con quella dicitura. Per occuparsi appunto di storia dell'arte sarebbe utile, se non necessario, saper leggere l'opera d'arte e anche il documento d'archivio. Quindi l'occhio, l'attenzione al documento, se possibile, e soprattutto non cancellare i pochi elementi che si hanno invece certi per andare a inseguire chimere. E questo, se ve lo dice uno che non è storico dell'arte, credeteci. Grazie. Tante grazie a Giancarlo Alteri, a Marino Vigano, scusi, e viene ora Giancarlo Alteri. Merci. Dal Dipartimento Numismatico Medagliere Ambrosiano, per parlare e finire l'intervenzione della terza sessione Pisanello a Milano tra Sforza e Visconti nel medagliere dell'Ambrosiana. Buonasera. Sono l'ultimo e quindi credo che sarete pure stanchi. Sarò breve. Parlare di Pisanello in un tempo breve è quasi impossibile praticamente. Ma io vi dirò, sostanzialmente vorrei dirvi due concetti. Intanto vorrei ringraziare Monsignor Buzzi, il prefetto della Biblioteca Ambrosiana, perché dopo secoli praticamente la Biblioteca Ambrosiana mette a disposizione degli studiosi un suo tesoro nascosto. C'è una collezione molto importante di monete e di medaglie. Monete greche, romane, medievali, rinascimentali, tenuta sempre custodita praticamente, e soprattutto anche una bellissima collezione, forse anche più importante della prima, di medaglie, medaglie rinascimentali, poi anche del 600, del 700. Quindi questa breve notizia che adesso vi darò serve soprattutto a sottolineare questo fatto. Un'altra cosa, per quanto riguarda poi perché proprio Pisanello, perché Pisanello è ritenuto l'inventore della medaglia. Nel mondo antico non esisteva la medaglia. La medaglia nasce proprio verso il 1438-39, proprio per opera di Pisanello.
che cosa è in realtà, perché nasce questa medaglia. Pisanello si rifà un pochettino al concetto della moneta nel mondo antico. La moneta nel mondo antico, soprattutto la moneta romana, non era soltanto il mezzo di scambio più comune, ma era anche un mezzo di diffusione di notizie, di celebrazione. Gli imperatori romani avevano sulla moneta il loro volto da una parte, e dall'altra venivano raccontate volta per volta tutte le più grandi imprese che l'impero romano praticamente faceva: la conquista di popoli, l'emissione di leggi, la costruzione di grandi e importanti edifici. Abbiamo bellissime monete romane, per esempio, che celebrano la costruzione del Colosseo, i ponti, cioè tutto ciò che era importante nella vita dell'impero veniva raffigurato sulle monete, ed è stato l'unico popolo nell'antichità che praticamente usava la moneta anche come mezzo di informazione e di celebrazione, anche perché a quei tempi non è che ci fossero molti mezzi di comunicazione come oggi, praticamente non c'era niente, non c'erano né i giornali, né la televisione, né internet, e quindi invece la moneta, per intuizione, era un mezzo che circolava nelle mani di tutti, e quindi tutti praticamente potevano in qualche modo, diciamo, essere informati, vogliamo adorare questo termine, di quello che nell'impero. Pensate che i soldati romani ai confini, ai lontanissimi confini dell'impero, vedevano l'imperatore praticamente soltanto attraverso le monete con cui venivano pagati. Perché nel dritto appunto della moneta c'era l'immagine dell'imperatore. Che succede nel Rinascimento? Il Rinascimento, voi sapete, l'umanesimo, il Rinascimento è di nuovo l'uomo che riprende possesso della sua personalità, delle sue capacità, della sua creatività, cioè l'uomo che ritorna al centro dell'universo. E a un certo punto sente quasi il bisogno di affermare questa sua personalità. E il Pisanello intuisce che quello che permetteva la moneta nel mondo antico può anche ripetersi adesso, all'inizio di questa nuova era praticamente. Anche perché in quel periodo storico, nell'umanesimo, nel Rinascimento, comincia anche quello che poi diventerà il collezionismo delle monete. Si cominciano a cercare, a studiare queste monete, soprattutto le monete romane, si trovavano in Italia. Le monete greche nell'Italia meridionale erano diffusissime, ma il greco in quel periodo non si conosceva più, e quindi vedevano queste monete greche con questi simboli strani, addirittura le prendevano come degli amuleti contro le malattie, contro il diavolo, contro le tentazioni. Moltissime monete greche in quel periodo venivano bucate e attaccate al collo perché pensavano che fossero scritte delle formule magiche. Mentre le monete romane praticamente cominciavano ad essere raccolte. Si dice che lo stesso Petrarca praticamente avesse una piccola collezione di queste monete romane. Quindi Pisanello ha questa intuizione di fare un qualcosa che assomiglia alle monete romane, ma che dia la possibilità ai principi, ai papi pure, ai nobili, di poter propagandare la propria affermazione personale, la propria famiglia, il proprio stemma, e comincia quindi a creare questa forma d'arte, nuova forma d'arte, che viene subito presa in considerazione e ha subito una grandissima diffusione. Il vasare, ecco, Pisanello, che fu, voi sapete, un grandissimo pittore, tra l'altro, anche se tante opere sue, anche a Roma, sono andate poi col tempo perdute, però il Vasari, esaltando Pisanello, lo esalta soprattutto proprio come l'inventore della medaglia. Io mi metto vicino perché ci vedo poco. Pisano, ovvero Pisanello, pittore veronese, costui fu ancora prestantissimo nell'opera dei bassi rilievi, stimati difficilissimi dagli orefici, perché sono il mezzo tra il piano della pittura e il tondo delle statue, e perciò si veggono dei suoi di sua mano molte lodate medaglie
di gran principi. Cioè lui cosa fa? Praticamente la medaglia viene considerata in questo momento quasi un intermezzo fra la pittura e la scultura. Non solo, questi, i signori praticamente in quel periodo storico naturalmente cosa fanno? Fanno, sono anche i pittori che vanno a casa e dipingono il signore, dipingono i familiari, ma il quadro è uno. Ed è anche difficile, molto lento da realizzarsi. La medaglia invece se ne potevano realizzare parecchie copie e quindi si potevano distribuire più facilmente ai propri amici, diffondere di più le notizie che uno e la gloria che uno voleva distribuire e far conoscere agli altri. A che cosa si ispira? Ecco, vado di corsa. A che cosa si ispira Pirandello? Pisanello. Innanzitutto, ho detto, alle monete romane. Ecco, questo per esempio è un medaglione romano, vedete il dritto, cioè il busto dell'imperatore, in questo caso è comodo, a rovescio c'è una, diciamo, una scena in questo caso simbolica, cioè la dea Roma o Roma seduta su un trono e praticamente gli vengono a fare e riceve l'omaggio. Questa, proprio queste monete ispirano Pisanello. Poi Pisanello sta a Roma in un periodo storico e sta affrescando la Basilica di San Giovanni Laterano. In quel periodo, lo stesso periodo, il Ghiberti, il Filarete, sta eseguendo le famose porte della Basilica di San Pietro e nella cornice di queste porte inserisce, come si vedono, dei tondi praticamente dei busti. Questo può, oltre alle monete romane che appunto cominciavano ad essere raccolte e custodite, può avere spinto Pisanello ad avere appunto questa idea. Nello stesso tempo Pisanello capita a Firenze. Sulla vita di Pisanello e i suoi spostamenti, che furono molto e tanti, praticamente non si hanno notizie ben precise, cioè si sa che è stato a Firenze, che è stato a Ferrara, che è stato a Rimini. Dovrebbe essere stato anche a Milano, forse verso il 1441-42, ma su tutti questi spostamenti si sa che sono stati fatti, ma gli anni precisi spesso non si fanno. Comunque lui fu anche a Firenze e qui a Firenze praticamente c'era il Ghiberti che stava facendo la famosa porta del paradiso, del battistero, e anche qui vedete lungo la cornice ci sono dei tondi con dei busti. Questo è uno in particolare, per esempio, e questi tondi pure potrebbero aver indotto Pisanello a una specie, diciamo, di ispirazione. La prima medaglia comunque che egli fa e che è considerata la prima in assoluto fu quella per Giovanni VIII Paleologo, l'imperatore di Bisanzio, che a un certo punto venne a Roma a Ferrara nel 1438, perché c'era un concilio in cui si tentava di riunire la Chiesa romana con la Chiesa greca. Vado di corsa. E naturalmente la prima volta quindi che questo imperatore, vedete, viene rappresentato con il costume tipico degli imperatori, diciamo, orientali. Qui abbiamo un'altra medaglia fatta, mi dispiace farvela vedere così di corsa, un'altra medaglia praticamente di Gianfrancesco I Gonzaga. E vedete che il rovescio c'è anche qui il cavaliere, perché Pisanello praticamente porta nelle medaglie, cioè prende dalle monete romane, diciamo, la raffigurazione precisa dell'imperatore, del busto. I romani erano molto precisi quando rappresentavano i propri imperatori, mentre per esempio i greci tendevano ad idealizzare chi veniva rappresentato sulla moneta. L'esempio più classico è quello di Alessandro Magno, che sulle monete è rappresentato come Ercole, il dio Ercole con una pelle di leone sulle spalle. I romani invece rappresentavano l'imperatore così com'era, bello o brutto che fosse.
E questo fatto, questa rappresentazione precisa, stimolava ancora di più gli umanisti e i personaggi del Rinascimento, perché questa raffigurazione garantiva loro, diciamo, il ricordo perenne poi nella storia, al di là del tempo e dello spazio. Non era finito, ho sbagliato testo, mo non so più come si va avanti. Comunque, campanello, volevo farvi vedere una bella medaglia di Cecilia, se viene, perché solo questa, e poi Pisanello è stato esaltato soprattutto per il rilievo sottile con cui egli riesce a raffigurare i suoi personaggi sulle medaglie. E c'è una bellissima, forse la più bella. Sì, volevo andare avanti se è possibile. Aspetti, ecco, come sta andando avanti. Ecco, questa qui, si può ingrandire? Questa medaglia di Cecilia Gonzaga, vedete, che poi finisce in convento, vedete la delicatezza del volto, la sottigliezza sia del fisico e sia anche del collo, la malinconia degli occhi che è espressa negli occhi e nello sguardo generale, cioè ci fa capire anche la sofferenza, la tristezza e la rassegnazione a chiudersi in convento. Il rovescio si riallaccia praticamente al dritto, cioè Cecilia vicino ad un unicorno che è il simbolo della purezza, in un paesaggio lunare, che già il paesaggio lunare di per sé è, diciamo, romantico da una parte, ma anche triste dall'altra, e in fondo c'è una raffigurazione angelica praticamente, che è la castità. Ecco, vedete queste due diciamo scene come si armonizzano tra loro, e qual è la delicatezza del Pisanello nel raffigurare le sue diciamo creature. Più di questo non qui abbiamo altri personaggi. Questo è Pandolfo Malatesta. Qui abbiamo, ecco, per esempio questo qui, Filippo Maria Visconti, che era bruttissimo. Filippo Maria Visconti, che è vero, e da nessuno si fece mai raffigurare, né su quadri né su niente, soltanto dal Pisanello. Qui abbiamo poi Francesco Primo Sforza, questo cavallo per esempio, perché nelle medaglie abbiamo visto di Pisanello è frequente il cavallo, questo però non assomiglia a nessun disegno fatto dal Pisanello in preparazione, diciamo, delle sue medaglie, quindi probabilmente si ispira a qualche moneta greca e probabilmente alle monete di Cartagine. Abbiamo finito. Grazie. Giancarlo Alteri. Chiamiamo a Monsignore Alberto Rocca per fare la discussione, per condurre la discussione. Grazie professore. Grazie professor Alteri per la bella presentazione, a tutti i relatori. Siamo all'ultimo momento per la discussione del nostro convegno e vorrei subito lasciare la parola al pubblico se ci sono delle domande ai relatori di questo pomeriggio. Non c'è nessuna domanda? Un piccolino intervento. Prego, professore. Non so se sarà se lo faranno la stessa idea che voglio dire ai compagni di presidenza, ma credo che la suprema capacità di un relatore in un convegno è sapere non dirlo tutto. Non si ha capito. La suprema intelligenza di qualche persona che partecipa in un convegno è sapere guardare qualche per dire. Non dirlo tutto,
è la suprema intelligenza, la suprema finezza, il supremo dettaglio di rispetto a tutte le persone che partecipano a un convegno. Lo dico con il cuore aperto. Sapere guardare qualche cosa e dirlo scritto è segno di intelligenza, e dopo è meglio lo scritto che l'ho detto, perché la velocità non incrementa qualità. Ora sì, si è capito? Une question au dernier conférencier. Je voudrais savoir comment se définit une médaille par opposition à ce qu'il a lui-même rappelé comme étant au fond les ancêtres de la médaille, la pièce de monnaie, l'encolpion grec, enfin le pendentif au cou, éventuellement les agrafes de vêtements, et qu'ils nous disent aussi au fond comment, lorsque Pisanello crée la médaille, s'il en est vraiment l'inventeur, il envisage son usage social. Est-elle multipliée beaucoup, et quelle va être au fond son utilité ou ses utilisateurs? Il professore ha rivolto due domande molto interessanti al professor Alteri. Uno è qual è la parentela che può esserci tra una medaglia e poi altri invece, altri manufatti, non so, come per esempio un encolpion, oppure quale può essere il rapporto che c'è tra una medaglia a livello di parentele, tipo un encolpion, oppure altre forme di medaglie che venivano anche indossate. Invece la seconda è se Pisanello aveva in mente questa funzione sociale della medaglia, cioè questo utilizzo sociale della medaglia. La medaglia nasce per Pisanello soprattutto con questa funzione sociale, cioè viene creata, inventata da lui questa nuova forma d'arte proprio perché si prestava a celebrare e a commemorare personaggi e avvenimenti importanti del tempo, e si differenziava dalla moneta proprio per un motivo, anzi per due motivi fondamentali. Il primo, perché la moneta poteva essere messa soltanto da un'autorità statale, quindi da un principe, da un re, da un papa, e secondo, la moneta doveva rispettare determinati principi, essendo, cioè doveva essere di un metallo ben preciso, doveva avere un diametro preciso, un peso preciso, perché doveva essere messa in rapporto con le monete degli altri stati del tempo, quindi aveva parecchi vincoli, mentre la medaglia non aveva nessuno di questi vincoli e quindi poteva essere messa anche da un principe, anche da un nobile, da qualsiasi persona che ne avesse la possibilità, proprio per diffondere i meriti, diciamo così, della propria famiglia e della propria casata. Quindi ecco perché nasce proprio con questa funzione la medaglia, di celebrare, divulgare fatti e personaggi importanti del tempo. E molto presto gli stessi re, gli stessi papi addirittura, capiranno l'importanza sociale di questo oggetto, che poi era maneggevole, quindi poteva circolare tranquillamente, e saranno proprio loro i primi, soprattutto i papi, tant'è vero che ancora oggi prosegue la coniazione delle medaglie papali, ogni anno vengono fatte ancora oggi, la famosa medaglia annuale, proprio per celebrare il fatto più importante e più, diciamo, più importante dell'anno appena trascorso, che non, tante volte non è soltanto un fatto ecclesiastico, ma è anche un fatto che riguarda un pochettino l'intera umanità, per esempio la fame nel mondo, il bisogno di pace, il dialogo tra le religioni. Grazie.
C'è qualche altra domanda? Se no...